Benvenuto al nostro ospite Alfredo Ravelli, imprenditore, insegnante di matematica e fisica, giornalista e biografo ufficiale di suo cugino Rolando Pelizza, unico allievo e collaboratore del famoso fisico Ettore Majorana, scomparso misteriosamente nel 1938. Professor Ravelli, cosa l'ha spinta a raccontare la storia di Rolando Pelizza? E soprattutto, chi è Rolando Pelizza? Belle domande. La prima, soprattutto, che cosa mi ha spinto? Non lo saprei dire. So che di fatto nel 1980 rivedevo Rolando Pelizza. Lo rivedevo, noi siamo coetanei, tra l'altro anche legati da un vincolo di parentela abbastanza lontano, però siamo cugini in una certa maniera. Allora, lo rivedo nel 1980. E mi racconta un po' la sua storia. Poi improvvisamente lui sparisce perché, e lo vedremo poi raccontando, poi l'ho raccontato nella sua biografia che è importantissima. Riceve la bellezza di ben quattro mandati di cattura, di cui uno internazionale per aver costruito una macchina da guerra, cosiddetto raggio della morte. La cosa era talmente notevole e affascinante che io da quel momento lì ho cominciato a seguire Rolando Pelizza e a stargli praticamente vicino. E ho notato subito delle stranezze. Stranezze era questa: pur lui avendo un mandato di cattura internazionale, oltre ad altri mandati di cattura, tra parentesi, poi è stato assolto da tutte queste accuse, però ha dovuto passare circa 11 e più anni all'estero, proprio in base a questi mandati di cattura. Lui telefonava tutti i giorni a casa perché era molto legato alla famiglia, e in modo tale che se lo volevano veramente arrestare, bastava che ascoltassero le telefonate, che loro ascoltavano certamente, e sapevano dove erano. Io stesso in quegli anni sono andato parecchie volte a trovarlo all'estero e bastassero che seguissero me, oppure le nostre telefonate, come ci contattavamo per sapere chi era. Rolando Pelizza era un imprenditore di Chiari. Chiari è una cittadina bresciana di circa 20.000 abitanti, e in quegli anni, si parla nell'immediato dopoguerra, c'era la rinascita praticamente dell'Italia. Lui, soprattutto tramite i suoi parenti, aveva un negozio di calzature praticamente. Era però un negozio abbastanza conosciuto, tanto vero che venivano da quasi tutta la provincia di Brescia, perlomeno da buona parte della provincia di Brescia, perché aveva veramente dei prezzi, delle qualità abbastanza interessanti. Comunque, Rolando Pelizza cosa fa? Quando aveva 20 anni, nel 1958, va a fare delle consegne in un certo posto, che sappiamo benissimo poi che essere praticamente un convento di frati, certosini tra l'altro, e lì ha la possibilità di conoscere un personaggio strano. Dico strano perché non era un frate, ma era dentro in questo convento. E cosa succede? Che questo personaggio, di fronte a Rolando Pelizza, lo guarda, mi parla assieme, intuisce qualche cosa, capisce che ha delle qualità, gli propone un quesito matematico. Gli dice: Rolando, ti do questo quesito matematico, tu vai a casa, cerca di risolverlo, impiega il tempo che ti occorre, quando l'hai risolto, vieni che ne parliamo, perché mi sembra, ne parliamo. Rolando era in questo convento, si sposta un attimo in parte e
gli risolve lì sui due piedi il quesito matematico. Questo è stato il primo incontro che lui ha avuto con questo personaggio, che noi sappiamo dopo, l'abbiamo documentato, essere Ettore Majorana, che era scomparso 20 anni prima, nel 1938, va bene? Scomparso improvvisamente, ed era un personaggio ai suoi tempi famosissimo perché aveva una grande capacità nella fisica e nella matematica, che poi eventualmente diremo, e lì inizia la collaborazione tra Rolando Pelizza e Ettore Majorana. Collaborazione, ecco perché allora ho scritto io la biografia di Rolando Pelizza, non per far conoscere le vicende di Rolando Pelizza, che sono veramente interessanti e favolose, tanto vero che poi si intrecciano, ma perché lui voleva far conoscere il fatto che aveva avuto dei contatti e aveva collaborato con Ettore Majorana per costruire una particolare macchina che è stata poi sperimentata ufficialmente con dei protocolli ben precisi da ben tre stati e poi privatamente. Lui ha voluto perciò che io scrivessi questa sua biografia per dire non quello che lui ha fatto, ma soprattutto quello che lui aveva fatto di contatto con Ettore Majorana, perché Ettore Majorana aveva un sogno che in parte si è realizzato, era per quello che era scomparso misteriosamente nel 1938. Dunque, chi era Ettore Majorana e come si lega la sua figura a quella di Rolando Pelizza? Benissimo. Io partirei da qui per dire che chi era Ettore Majorana, partirei prima di raccontare quello che si sa, tutti sanno di Ettore Majorana. Parlo degli esperti, naturalmente, nel campo della fisica. Perché la vita di Ettore Majorana, 1906-1938, circa 31 anni, è ormai conosciuta dagli esperti. Si sa tutto di quello che ha fatto o non ha fatto. E lo vedremo poi dopo. Io parto invece da quello che lui ha fatto dopo. Per me questo è importantissimo, per sapere chi era Ettore Majorana. Ettore Majorana è stato un fisico che ha pensato a una macchina e l'ha fatto costruire a Rolando Pelizza, seguendo naturalmente l'indicazione di Ettore Majorana, che è capace di fare delle cose eccezionali. Tanto è vero che queste cose eccezionali sono descritte nella prima lettera che noi abbiamo pubblicato, e poi parleremo anche delle prove che abbiamo portato, che per me sono importanti, a sostegno di quello che noi affermiamo su Ettore Majorana e Rolando Pelizza, perché è una storia documentata al 100%, altrimenti sarebbe una favola o una delle tante leggende su Ettore Majorana. Cosa fa questa macchina? Già nella prima lettera che noi abbiamo pubblicato tra Ettore Majorana e Rolando Pelizza, la macchina è capace di fare le prime quattro fasi. Cosa sono queste prime quattro fasi? La prima fase è annichilimento controllato dalla materia. Gli dice chiaramente, scrive chiaramente Ettore Majorana: siamo in grado di produrre antiparticelle nella quantità e nella qualità che noi vogliamo. Per me questa frase, scritta nel 1964, un po' di anni fa, va bene, è veramente stupefacente già nella sua lapidarietà, nella sua concisione. Produciamo antiparticelle nella quantità e nella qualità che noi vogliamo, che significa quello che stanno facendo attualmente nei più grandi laboratori del mondo, al CERN di Ginevra, con migliaia di fisici, non sono capaci di trovare l'antimateria. Lui dice, siamo capaci di produrre antiparticelle nella quantità e nella quantità che vogliamo. E poi la prima fase, perciò, queste antiparticelle controllate nella macchina sono capaci di annichilire la materia. Praticamente, l'uso pratico, dovremmo pensare, fa sparire completamente, diciamo, l'inquinamento dalla plastica o qualsiasi altra cosa. Questo però è stato visto poi, questo effetto,
praticamente con una grande capacità di arma da guerra, e questo come sono cominciati i guai per Rolando Pelizza, perché quando l'ha presentata hanno pensato subito a questo. La seconda fase, questa macchina è capace di produrre praticamente energia a costo zero, praticamente la free energy, quello che che tutto il mondo sta aspettando, e se è sulla strada forse di poterla raggiungere, ma nel 1964 è capace. Terza fase, trasmutazione della materia, che è una cosa altra, una cosa incredibile, cioè trasmutare una cosa in un'altra, e ognuno pensa subito la prima cosa che viene da pensare. Produrre l'oro, per esempio, perché la mente umana va subito, perlomeno di tanti, va subito a queste cose, poter ottenere grandi quantità anche di materiali completamente diversi. La quarta fase, e si parla solamente delle prime quattro fasi nel 1964, ma poi vedremo però che sarà sviluppata con altre fasi, e ne parleremo dopo. La quarta fase è la traslazione di qualsiasi elemento o persona in un'altra dimensione, che è una cosa che praticamente si parla praticamente quasi di, anzi, di teletrasporto, di poter portare via delle persone, delle cose, mandarle in un'altra dimensione e farle ritornare con un effetto ben specifico. Detto questo, avrei già detto la grandezza di Ettore Majorana, però se andiamo per sapere chi era Ettore Majorana, è molto semplice adesso, per chi veramente non ha notizie al riguardo, perché merita di essere già conosciuto, già per quello che lui ha fatto nei suoi 30 anni in cui ha vissuto qui in Italia, ed era per me, ha partecipato ai ragazzi di via Panisperna. Lui nasce nel 1906, va bene, si iscrive, era molto bravo in matematica, c'è tutta un'aneddotica al riguardo, in matematica. Al riguardo, li facevano quando era ancora ragazzino, li facevano risolvere i problemi di radice quadrata o cubica che lui faceva al volo, ma aveva 6 o 7 anni. Al riguardo, si iscrive a ingegneria, ma poi viene presentato a Ettore Majorana. Ah, scusate, viene presentato a Enrico Fermi. Ho sbagliato. Enrico Fermi, allora dobbiamo pensare che l'Italia non era come adesso nel campo della fisica, pur avendo grandissimi fisici, ma era il top nel mondo nel campo della fisica, con i ragazzi di via Panisperma. È da lì che sono venuti fuori tutti, diciamo, la base di tutta la fisica attualmente, della fisica anche quantistica al riguardo, soprattutto poi della bomba atomica, come sappiamo al riguardo. Enrico Fermi, tra l'altro, che sta poi il premio Nobel. Quando mi viene presentato Ettore Majorana, che era un personaggio, un ragazzo, si parla di che aveva 22-23 anni, gli viene presentato, stava lavorando alla lavagna su un suo studio che stava facendo da alcune giornate con la sua equipe, che poi al riguardo, e doveva trovare una soluzione. Ettore Majorana guarda la lavagna, parla un attimo con Enrico Fermi, se ne va via poi tranquillamente, torna però il giorno dopo, questo viene riportato da quasi tutto, torna dopo, il giorno dopo ha in mano un pacchetto di sigarette, e sulla copertina di questo pacchetto, sulla parte esterna di questo pacchetto, ha scritto un numero e va alla lavagna, controlla che cosa? Controlla se Enrico Fermi ha risolto benissimo. Ha trovato la soluzione che era la sua soluzione. Cioè lui è andato lì non per vedere se lui aveva fatto giusto, ma per vedere se Fermi aveva fatto, tanto per dire la sua grande capacità. Praticamente poi lui passa nel gruppo dei ragazzi di via Panisperna, gli offrono anche per la sua grande capacità di poter avere delle cattedre nelle migliori università del mondo, due o tre università veramente che lui rifiuta, ma a 30 anni vuole diventare cattedratico qui in Italia, e gli danno allora la cattedra giù a Napoli in fisica, però senza concorso. Ora, noi sappiamo che se uno vuole insegnare
nell'università deve superare gli esami e deve essere gli esami pubblici. Invece gli hanno dato la cattedra con la stessa motivazione che avevano usato per Marconi. Marconi non era laureato, ma per le sue grandi capacità, per le sue scoperte nel campo della trasmissione della luce, eccetera, alla fine, gli hanno dato la cattedra per alti meriti. E così avevano usato la medesima dizione che avevano usato per Marconi, gli hanno dato a Ettore Majorana, e lui ha avuto la cattedra lì a Napoli. Però ha tenuto pochissime lezioni, poi nel 38, a 31 anni, sparisce improvvisamente. E lì nascono tutte le più grandi congetture: chi era, tu come hai fatto a sparire, chi era. Qualcuno pensa rapito dei servizi segreti, rifugiato in un corpo, oppure uomo barbone. Hanno detto di tutto di più. Noi sosteniamo una cosa documentata, poi ne parleremo, cioè che lui è andato in questo convento, ha incontrato Rolando Pelizza e assieme hanno costruito questa macchina favolosa. Ecco, tornando al rapporto Pelizza-Majorana, dove e come Pelizza ha conosciuto Ettore Majorana? Per sapere questo, devo andare sulle lettere che si sono scritte fra di loro. E succede che cosa? Succede che noi sappiamo di certo che lui l'ha conosciuto in un convento, perché proprio nelle lettere si parla che c'era un abate. Quando ci sarà una lettera in cui Ettore Majorana cercherà di sperimentare la quarta fase su di sé, la quarta fase è quella che si va in un'altra dimensione e si torna ancora sulla terra qui da noi, sulla nostra dimensione, con degli effetti particolari che è il ringiovanimento. Era tentata e ne è andata male, e spiegheremo eventualmente perché è andata male, questo esperimento è fallito. E lì parla che c'era un priore, perciò l'ha conosciuto in un convento, però Ettore Majorana, in una lettera particolare che scrive nel 2001 a Rolando Pelizza, gli dice chiaramente: ti prego, puoi usare il mio nome, anzi, devi usare il mio nome, devi dire a tutti quello che hai fatto, sei autorizzato. E da lì Rolando Pelizza, pur avendo conosciuto Ettore Majorana nel 1958, non aveva mai parlato con nessun altro, detto a nessuno che lui era in contatto con Ettore Majorana. Lo dice solamente dopo questa autorizzazione nel 2001, ma non lo dice subito, lo dice nel 2011 raccontando la sua biografia, parlando con me, che io pubblico nel 2011. Allora lì comincia a parlare di Ettore Majorana e porta delle prove, che parleremo dopo, le prove fondamentali per cui possiamo dire che quanto afferma Rolando Pelizza è sostenuto da una serie di prove, per cui, però gli dice Ettore Majorana in questa lettera: ti prego, mantieni l'ultimo segreto dove e come mi hai conosciuto. Perciò Rolando Pelizza tuttora non dice dove l'ha conosciuto, anche se noi abbiamo una quasi certezza, parlando di un particolare convento giù in Italia, in Calabria, la certosa, va bene, una certosa ben precisa, ma lui non ha mai affermato che l'abbia conosciuto lì, perché mantiene fede alla parola data. Quindi perché e in che modo si è svolta la collaborazione fra Rolando Pelizza ed Ettore Majorana? È un modo particolare, perché innanzitutto Ettore Majorana voleva mantenere il segreto, bisogna pensare che Ettore Majorana era un fisico eccezionale, ricercatissimo, sparito 30 anni, e conosce Rolando Pelizza, ma gli impone di mantenere il segreto dove era lui. Ma lui perché era sparito? Perché aveva in mente, aveva già intravisto la grande possibilità, aveva un sogno, che era quello di poter agire sull'atomo in maniera particolare, dominare la grande energia che c'è all'interno dell'atomo, ma non come è stato fatto poi di fatto, scusate la parola, questa ripetizione, come avvenne poi con
la ricerca e la ricerca fatta in America con la bomba atomica, che è stato, cioè produrre energia ma senza poterla controllare. Perché nella prima lettera che ancora scrive Ettore Majorana a Rolando Pellizza, gli dice: noi siamo in grado non solo di produrre antiparticelle nella quantità e qualità che vogliamo, ma siamo in grado, ti ho dimostrato, dice Rolando, ti ho dimostrato come noi siamo in grado di frenare, controllare la grande energia che si sviluppa dall'atomo. E infatti la macchina di Ettore Majorana, costruita da Rolando Pellizza, è stato in grado, negli esperimenti fatti, fa vedere gli esperimenti che andava a annichilire acciaio o altre sostanze al riguardo, veniva però sviluppando grandi quantità di energia, ma controllata unicamente in quel punto lì particolare. E questo deriva dal fatto che lui dice: a me piace ricordare quanto ha scritto in un suo articolo che è stato pubblicato postumo di Ettore Majorana, è stato pubblicato nel 1942, quando lui ormai era sparito al riguardo, che parla, dice testualmente: bastano quindi comuni artifici di laboratorio per preparare una catena comunque complessa e vistosa di fenomeni che sia comandata dalla disintegrazione accidentale di un solo atomo radioattivo. Cioè, secondo lui, era possibile in qualsiasi piccolo laboratorio, guardate che questa è una frase, è passata quasi sotto tono, ma lui l'ha scritta, produrre, dice, preparare una catena complessa e vistosa di fenomeni, che poi sono quelli fenomeni che portano la bomba atomica, che sia comandata dalla disintegrazione accidentale di un solo atomo radioattivo. Cioè, lui, il suo scopo era quello, aveva capito che era possibile disintegrare l'atomo, ma non nella maniera come fanno attualmente i fisici, cioè praticamente dall'esterno. E l'esempio più classico faremo uno che vorrà entrare in una casa e rompe tutto e succede un guaio. Lui invece lo fa in una maniera dolce, in una maniera particolare, in cui è capace a imbrigliare la grande energia che viene sviluppata da questo atomo e poterla utilizzare per le quattro fasi che dicevamo prima, che sono le prime fasi fondamentali. Ecco, parliamo appunto della macchina, è stata accennata prima appunto, e la macchina di Majorana ha detto che è stata sviluppata in diversi decenni, raggiungendo diverse fasi. Quindi vorrebbe spiegarcele una per uno con qualche esempio pratico? A me è molto semplice, anzi, ci vado un po' a nozze su questo a riguardo. Prima fase, ma io prenderei anche quello che è scritto proprio a riguardo qui, la prima lettera di Ettore Majorana, e la commentiamo. Eccolo qui. La prima fase è produzione di antiparticelle. Eccolo qui. Come ben sai, scrive, la macchina ti permetterà di realizzare le prime quattro fasi. Prima fase: annichilimento controllato dalla materia. Andiamo a vedere praticamente cosa significa qui. Lui spiega meglio questa prima fase, la spiega meglio, perché è fondamentale anche come la spiega. Sai bene il principio della stessa: generiamo antiparticelle nella quantità e qualità da noi desiderata. Conosciamo molto bene, notiamo bene che lui parla qui, scrive Rolando, ma dice conosciamo, un verbo plurale, cioè lui coinvolge anche Rolando, perché gli ha spiegato, perché dal 1958 al 1964, per 6 anni, Rolando Pellizza, in qualche maniera, non tutti i giorni, è stato però a contatto con Ettore Majorana e ha avuto le sue lezioni in fisica e in matematica. E perciò gli dice: conosciamo, usa un verbo plurale per dire non solo io, ma anche tu, Rolando Pellizza, conosci. E
Conosciamo bene la reazione delle antiparticelle a contatto con la materia. E poi aggiunge, per la quantità di calore che ne deriva, non preoccuparti. Ti ho mostrato, cioè Ettore Majorana ha mostrato a Rolando Pellizza tutti i calcoli del frenaggio sulla materia colpita. Così si otterrà un arricchimento controllato senza alcun pericolo. Questa è stata la prima fase. La prima fase è stata ottenuta da Rolando Pellizza parecchi anni dopo, nel 1976. Qui siamo nel 64 quando scrive questa via qua, l'aveva conosciuta nel 58, dopo aver distrutto con vari tentativi ben 228 macchine che erano andate distrutte perché la grande difficoltà era estrapolare queste antiparticelle dalla macchina perché si formavano all'interno del cilindro. Cosa fa questo qui? Praticamente ha fatto degli esperimenti e l'esperimento uno dei più classici che sono stati fatti, per esempio, per lo Stato italiano, o sono stati fatti anche per uno degli esperimenti, tra i primi perlomeno, è stato fatto anche per l'ambasciata USA a Roma, con dei protocolli che stati dati dal fisico americano, che gli ha detto, voglio ottenere questo. Per esempio, una lastra d'acciaio con davanti una lastra di plexiglass, posta a distanza da 5-6 metri dalla macchina, col raggio dalla macchina, gli hanno dato come esperimento, come protocollo ufficiale dagli americani e poi vedremo anche dall'Italia con Clementel, perforare la lastra d'acciaio dietro il plexiglass, lasciando indenne il plexiglass che era davanti. E cioè è un raggio selettivo che andava a colpire unica, la macchina poteva essere programmata per fare una certa azione, cioè non distruggeva tutto completamente, come potrebbe essere uno scoppio, una bomba atomica, qualche sia arrivato, ma un raggio ben particolare che selettivamente andava. Viceversa, sempre in un protocollo di questo esperimento, lastra di plessigas dietro, lastra d'acciaio dietro, davanti, perforare la lastra di plessigas dietro, lasciando indenne la lastra d'acciaio davanti. Questi esperimenti sono stati fatti ufficialmente, diciamo, per gli americani, per l'Italia, hanno cercato di farlo anche per la NATO e per il Belgio, ma lì Rolando si è rifiutato, questa è la prima fase, si è rifiutato perché? Perché allora aveva già raggiunto la seconda fase. La seconda fase è la produzione di energia praticamente a costo zero, cioè la macchina è capace di produrre e che funziona con una batteria, con qualcosa di 20, una cosa molto semplice proprio a riguardo, praticamente a costo zero possiamo dire a riguardo. Aveva fatto un contratto anche con il Belgio, con Timmermans, che era presidente del Belgio, presente con tutti i ministri, presente anche dei generali a riguardo nella base della NATO nel Belgio, doveva riscaldare l'acqua di una piscina, cioè con la macchina, il raggio, siccome aveva fatto degli esperimenti privati, però documentati a riguardo che la macchina era capace di produrre energia a costo zero, doveva dimostrare che si poteva produrre praticamente energia a costo zero. Cosa è successo? Che cosa? Che invece gli mettono. Loro volevano ottenere ancora, vedere ancora la macchina come nella prima fase, gli hanno messo davanti un carro armato, davanti a distanza, e gli hanno detto, distruggi quel carro armato, questo è il compito che ti diamo. Lui naturalmente si è rifiutato di farlo, perché lui voleva, nell'intendimento di Ettore Majorana, e poi anche l'intendimento di Rolando, la macchina, lo dice chiaramente nella prima lettera, deve essere usata unicamente per il bene dell'umanità, a vantaggio dell'umanità, ma non mai come strumento di guerra. Tanto vero che hanno fatto allora, nel 64, perfino un giuramento a costo della loro vita, hanno giurato a costo della loro vita che mai avrebbero ceduto la macchina, e così è stato fatto, per uso bellico. Perciò la seconda fase è produzione di energia a costo zero. Terza fase, abbiamo fatto l'esperimento, abbiamo pubblicato dei documenti, abbiamo dato dei filmati al riguardo
abbiamo anche dei reperti in mano, è capace di trasmutare un elemento in un altro elemento, cosa che in natura avviene normalmente, ma con tempi può avvenire ma con tempi biblici, centinaia magari d'anni o decine e decine d'anni prima che si trasformi in un altro. La macchina può fare istantaneamente, trasmutare un elemento in un altro. Lui mi ha provocato dei video ben particolari in cui Rolando Pelizza, utilizzando questa macchina, è riuscito attorno agli anni 90, perciò passiamo una bellezza di 30 anni fa circa, all'incirca, a trasmutare dei cubi di PVC, di polistirolo praticamente, polistirolo anche, in oro al riguardo. Noi abbiamo anche dei reperti al riguardo. Questa è la terza fase. È importantissima, però, perché potrebbe risolvere il grosso problema della produzione dell'acqua, cambiamento di materiali. È capace, sto dicendo delle cose che stanno, se usiamo un termine, né in cielo né in terra, a dirle così, allo stato attuale. Ma di fatto queste qui sono state mostrate e fatte con la macchina. Potrebbe risolvere il problema della fame nel mondo, perché può trasformare una materia, una sostanza in un'altra, produrre grano, eccetera. Quarta fase, siccome la biografia di Rolando Pelizza si ferma al 1000 che io ho raccontato nel libro, ho scritto due o tre libri al riguardo. L'ultimo era 2000, al titolo 2006 Majorana era vivo, cioè un libro in cui portiamo la dimostrazione che, cioè portiamo la dimostrazione, portiamo, raccontiamo e indichiamo le prove che ci sono per dire che nel 2006 Majorana era ancora vivo ed è sparito nel 1938 al riguardo. E nel 2006 aveva 100 anni. Perché c'è tutto un esperimento, c'è tutta una lettera al riguardo, e lui parla che fa l'esperimento della quarta fase. La quarta fase è traslazione in un'altra dimensione con ritorno ancora sulla Terra, su questa dimensione, con praticamente il ringiovanimento della persona, se viene fatto su una persona, che torna praticamente all'età del massimo sviluppo da giovane, attorno ai 20-21 anni, 19-21 anni al riguardo. È stato fatto questo esperimento nel 2006 al riguardo, ma ci sono anche altre fasi di cui non si parla, perché la biografia di Rolando Pelizza si ferma al 1992. Lì abbiamo dimostrato quanto che noi diciamo con una serie di prove inconfutabili al riguardo, perché abbiamo il racconto di Rolando Pelizza. Ma il racconto non è basato su niente. Oltre al racconto, lui porta, è tutto documentato, porta delle lettere di Ettore Majorana che lui mi ha fatto periziare dai periti calligrafici, dei periti del tribunale, che hanno attestato sotto giuramento che sono state scritte da Ettore Majorana. E sono lettere scritte 40 anni, 50 anni, 60 anni, dopo la sua sparizione di Ettore Majorana. Portiamo delle fotografie di Ettore Majorana, periziate anche queste da un perito del tribunale, tra il massimo qui in Italia, che afferma che le fotografie che lui mi ha presentato e i filmati che abbiamo presentato, c'è anche un filmato a riguardo, lì si vede Ettore Majorana praticamente quando Ettore Majorana aveva 80, 90 e 100 anni dopo la sua sparizione. Per cui, tanto per dire alcune prove. Poi io ho raccolto tutta un'altra serie di prove, di documenti, di esperimenti fatti per gli americani, perché si è intervenuto anche l'America, fatto per l'Italia, fatto per la NATO, una serie di documenti al riguardo, a sostegno, e abbiamo anche dei reperti tuttora, che parlavo prima. Noi abbiamo in mano anche due pezzi d'oro che è rimasto ancora, di questi esperimenti che ha fatto Rolando, perché tutto quanto esperimenti, Rolando è sempre stato sotto, diciamo, attacco dei servizi segreti che l'hanno massacrato, hanno cercato di tutto per impadronirsi di questa macchina. Io racconto, per esempio,
per esempio, fino al 1992, che lui ha avuto due rapimenti, non solo due rapimenti, ha avuto quattro mandati di cattura. Mi ha rapito una volta anche la moglie, seppure brevissimamente. Ha avuto delle perquisizioni, dei fermi, ha avuto di tutto al riguardo perché hanno cercato sempre questo servizio era per bloccarlo, per appadronirsi di questa macchina. Per cui, in sintesi, quali prove concrete avete presentato a sostegno di questa storia? Le prove concrete era più o meno quello che dicevo prima. C'è il racconto di, le prove concrete, c'è il racconto di Rolando Perizza. È un racconto, ma documentato da fatti ed esperimenti, diciamo, da altre testimonianze. Uno. Lui parla di aver fatto degli esperimenti per gli Stati Uniti d'America. Noi abbiamo portato tutta una serie di documentazioni e di filmati al riguardo, tanto vero che il presidente Gerald Ford cosa ha fatto? Ha mandato il suo uomo di fiducia, un certo Matteo Stutino, ingegnere, a trattare con Rolando Perizza per avere questa macchina, perché lo voleva utilizzare. Si è interessato l'America tramite perfino il potente segretario di Stato di allora, Henry Kissinger. Noi abbiamo pubblicato anche, è stata fatta una ricerca, abbiamo trovato dei cablo segreti che si sono scambiati all'ambasciata USA di Roma con gli Stati Uniti d'America, con Washington, che parlano di questi esperimenti. Ha fatto degli esperimenti per lo Stato italiano. Noi interessato lo Stato italiano, e lo Stato italiano allora ha indicato la persona più importante, che era Ezio Clementel, una delle massime autorità della fisica italiana del periodo, gli ha dato l'incarico. Clementel era presidente del CNEN, Comitato Nazionale Energia Nucleare, che era il massimo grado. Gli ha dato un protocollo, ha fatto degli esperimenti, alla fine ha visto questi esperimenti, alla fine ha detto: questa macchina è capace di produrre grandissime quantità enormi di energia praticamente immediatamente e praticamente a costo zero. Questo è stato l'esperimento. Poi si è interessato alla NATO, abbiamo parlato prima, è lo Stato belga con Tindemans. Poi sono stati fatti altre decine di esperimenti al riguardo. Devo pensare che lo Stato italiano, abbiamo fatto tutta la documentazione, ha dato incarico a un personaggio importantissimo, che era il ministro plenipotenziario Antonio Mancini, che poi diventerà ambasciatore nel Libano al riguardo, di seguire Rolando Perizza, e l'ha seguito per parecchi anni e di relazionare al riguardo. Poi ho parlato delle prove che abbiamo portato 15 lettere manoscritte di Ettore Majorana, abbiamo portato le fotografie di Ettore Majorana scattate 20, 30, scattate 40, 50, 60 anni dopo la sua sparizione. Abbiamo portato anche, questo è stato tutto periziato. Poi io ho fatto una ricerca, ho trovato testimoni oculari, l'avvocato Bossoni, Antonio Taini, voglio dire, il professor Carlo Tradamazza, un certo Brunella Daniele che io ho intervistato, che era dei servizi segreti. Ho portato tutta una serie di testimonianze che hanno visto quanto viene raccontato nella sua biografia. E poi abbiamo che cosa? Abbiamo questi reperti che abbiamo in mano, abbiamo ancora a mano dei reperti frutto della prima fase e della terza fase. E abbiamo tutta una serie di prove a sostegno ben precise che nessuno ha potuto contestare al riguardo. Ritornando alla macchina, si potrebbe utilizzare questa macchina per il problema climatico? Fondamentale sarebbe. Perché al riguardo questa macchina fa tantissime cose. Abbiamo accennato prima le prime quattro fondamentali. Che cosa succede? Noi abbiamo una lettera di Ettore Majorana che è del 1980, si va di bene, 1980. Scommetto che lei nel 1980 non è ancora nata. Esattamente. Io sono del 38 invece, per cui già andiamo bene. Nel 1980 questa lettera dice: scrive Ettore Majorana a Rolando Perizza, hai consegnato al Mancini
la mia relazione inerente all'ozono? Mancini, l'ho accennato prima, era quel personaggio che poi diventerà ambasciatore, un grande commis dello Stato, persona serissima, messo al fianco per seguire Rolando, per doveva riferire quanto lui sapeva che faceva Rolando, riferirlo allo Stato italiano. Rolando già nel 1980 aveva consegnato una relazione fatta da Ettore Majorana, ecco qui la grande capacità di Ettore Majorana, che è eccezionale. Allora nessuno pensava al problema climatico. Il problema climatico è venuto fuori negli ultimi 20 anni, 35-40 anni a riguardo. Ma non lui, già quando era stato a contatto con Rolando Pelizza, le aveva già spiegato che esisteva questo il problema climatico. Tanto vero che nel 1976 Rolando Pelizza, nei primi tentativi di raggiungere la prima fase, cosa fa? Sbaglia, riesce, che cosa? Siccome si produce grande quantità di energia, e lì Ettore Majorana gli ha detto: ti raccomando, per le prime volte fare un posto isolato in modo che non possano non avere problemi. E lui, Rolando, aveva trovato al Baremone, qui aveva trovato un forte abbandonato, un forte della prima guerra mondiale abbandonato, che era sulla cima di una montagna a 1500-1600 metri circa. E lì aveva fatto, e di fronte aveva messo la macchina e lo utilizzava per fare gli esperimenti lì, perché doveva raggiungere la prima fase, che non riusciva ancora a raggiungerla. Nel fare un esperimento, una volta ha bruciato un po' di sterpaglie, e Rolando, siccome Pelizza è molto sensibile all'aspetto ambientale al riguardo, era rattristato e ne ha parlato con Ettore Majorana. E in questa lettera del 1976 Ettore Majorana dice: non rammaricarti per il piccolo danno che hai provocato alla natura, ricordati quello che ti ho detto riguardo l'ozono. Cioè già negli anni 70, e poi lo vediamo, abbiamo visto negli anni 80, Ettore Majorana sapeva la grande possibilità che aveva questa macchina di risolvere il problema dell'ozono. Infatti questa macchina può, anzi io direi deve, essere utilizzata per risolvere questo grande problema, perché se trasforma una sostanza in un'altra può essere tarata in modo tale che vada a colpire, utilizzare, trasformare un elemento atmosferico in un altro elemento per ripristinare l'equilibrio atmosferico come erano 50, 80, 90, 100 anni fa, prima che avessimo questo grande inquinamento provocato da noi stessi. Perciò questa macchina può, anzi deve essere utilizzata per far questo. E infatti lui ha detto che l'ha detto al riguardo. Perché lui nel 1980 scrive: hai consegnato al Mancini la mia relazione inerente all'ozono. E poi abbiamo parlato anche, io ho fatto anche, c'è un punto in un... Abbiamo presentato anche un filmato in cui lui, Rolando Pelizza, sta facendo la terza fase, la tramutazione della sostanza in un'altra. In questo filmato, è del 1992, fatto privatamente, e Rolando non pensava che poi noi lo pubblicassimo, questo filmato. Lui a un certo momento dice: con la macchina ho fatto una buca e ho trasformato la terra in ozono. Capito? Perciò questa macchina può veramente risolvere il grosso problema del buco dell'ozono. Quindi, in pratica, tra comunque vari esperimenti, angherie, come dicevamo anche prima, poteri forti, quindi servizi segreti che hanno contribuito tanto in questa storia, a che punto siete arrivati voi oggi dopo queste mille angherie e cosa vi proponete di fare? Cioè, come possono mettersi in contatto con voi gli spettatori per aiutarvi? Tramite social? Sì, noi abbiamo due canali ufficiali. Uno è legato ai libri che io ho pubblicato al riguardo, ma abbiamo soprattutto... Abbiamo trovato anche un gruppo di giovani che si sono appassionati a questa nostra storia. Hanno creato una serie di canali, canali ben precisi, perché ormai la gente, noi siamo bombardati da notizie
dalla sera alla mattina. Ogni giorno abbiamo decine di notizie, tra cui molte, alcune molto importanti, e per cui siamo veramente bombardati per la volta, e siamo abituati per il lavoro che facciamo, per la vita che facciamo, vogliamo avere subito le notizie immediatamente. Per cui ci hanno dato questi giovani, ci hanno dato con questi canali la possibilità di mettere lì una serie di elementi, per cui uno vuole avere una prima informazione fondamentale, la trova lì sopra al riguardo. Naturalmente noi a questo punto qui, il nostro scopo è sempre quello di tirar fuori questa benedetta macchina, metterla a disposizione dell'umanità al riguardo, capito? Perché questo è l'unico scopo, non c'è altro scopo. Io ho dedicato dal 1980 che io seguo questa storia, perciò è una bella, 40 anni e più che seguo questa storia al riguardo, e ho dedicato tante delle mie forze per farla conoscere. Rolando Perizza ha cominciato nel 58, perciò anche lui è la bellezza di una bella 58, andare a, sono 42, 62 anni che lui sta seguendo questa storia, e ha un solo obiettivo tuttora, quello di, ha fatto anche delle dichiarazioni quando lui non ha mai rilasciato interviste, una volta solo l'ho portato io a un'intervista, l'ha fatto con la RAI, con Giacobbo, una brevissima intervista, lì ha fatto delle affermazioni ben precise: io non voglio soldi, non voglio niente, voglio solamente che lo Stato italiano mi dia protezione, io voglio, perché voglio mettere questa macchina a disposizione di tutti, ma siccome mi impediscono, mi portano via la macchina, mi hanno, io ho pubblicato tutto un elenco, e sui social si può anche trovare tranquillamente a riguardo, tutta una serie di angherie che lui ha subito fino al 1992, ma dal 92 in poi ne ha avuto degli altri e gli è sempre impedito. Lui ha affermato, e l'abbiamo scritto anche nei libri della sua biografia: non voglio soldi, voglio unicamente protezione per questa macchina, e qui può fare un balzo enorme all'umanità, un balzo non di 10 anni, 20 anni, ma di mille. È la macchina che è stata definita del millennio, certo. Forse la definizione migliore arrivando. È una scoperta incredibile, certo. Documentate, sperimentate, e tuttora nessuno ci può dire che non è vero, perché è lì, solamente ci tengono, fanno in modo che questa storia non venga conosciuta, cioè la fanno passare proprio nascosta, facciamo fatica perfino a farla conoscere, ma è una storia che è veramente destinata a trasformare e cambiare tutto il mondo. Bene, professor Revelli, grazie per essere stato con noi. Io la ringrazio personalmente, è stato un piacere conoscerla, fare appunto queste due chiacchiere, insomma. Sì, io ringrazio voi, ringrazio indirettamente anche tutti i futuri ascoltatori di questa trasmissione. Non sono forse l'uomo più adatto per raccontarla, perché sono molto passionale, molto semplice, però quello che dico le vivo, le sento, so che sono vere, e le porto così a tutti, in modo tale che conoscono questa storia o vengano, siano invitati, siano stimolati a conoscerla, perché è fondamentale. Assolutamente, io la ringrazio e le auguro una buona giornata. Altrettanto a lei, e buon lavoro per il lavoro che fa. Altrettanto, si figuri. Buona giornata. Come sempre, vi invitiamo a mettere il like alla nostra pagina, a condividere il video e a iscrivervi sui nostri canali Telegram e YouTube. Alla prossima!